Ti presentiamo i percorsi ITS Tech, territorio, energia, costruire. Hai già pensato alla scelta dopo il diploma? Il percorso ITS ti aiuta ad acquisire competenze tecniche specifiche, spendibili sul mercato del lavoro e richieste dalle imprese. Gli istituti tecnici superiori sono scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese. Il corso tecnico superiore per la gestione di impianti energetici 4.0 sostenibili è organizzato dalla Fondazione ITS Tech. Rientra nell'area efficienza energetica e si tiene a Ravenna. Il tecnico superiore per l'energia realizza audit energetici, individua soluzioni per un sistema integrato di approvvigionamento energetico, collabora nella realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, gestisce interventi di manutenzione di impianti. Gli sbocchi professionali sono imprese impiantistiche ed energivore, dove collabora con l'energy manager per l'attuazione di un sistema di gestione dell'energia, presso imprese impiantistiche per l'installazione e manutenzione di impianti di energie rinnovabili e negli studi tecnici, dove collabora nella raccolta di dati. I soci della Fondazione ITS Tech sono imprese locali del settore. Inoltre, fanno parte della Fondazione istituzioni scolastiche, enti di formazione accreditati, enti locali, università e altri soggetti del territorio. Il corso ITS Tech si avvia ogni anno nel mese di ottobre e ha una durata biennale. È un corso di 1200 ore di lezione frontale, applicazioni pratiche e di laboratorio e 800 ore di stage. Il corso è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal MIUR. È prevista una quota di partecipazione di €200 per l'intero biennio. Accedono ai corsi, previa selezione, i giovani che sono in possesso di un diploma superiore. Sono oltre 100 le imprese che sostengono il percorso ITS Tech e sono disponibili ad accogliere gli studenti in stage. Oltre alle imprese socie a livello locale, ITS vanta infatti un'importante collaborazione con aziende strutturate. Sono grandi imprese di livello nazionale e multinazionale che sono partner della didattica. Le docenze sono tenute da esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, oltre che da docenti dell'università. Alla conclusione del corso c'è un esame finale. Innovazione tecnologica, sostenibilità, sicurezza, integrazione tra università e mondo del lavoro, internazionalizzazione anche attraverso tirocini all'estero sono i valori del corso ITS. Il corso ITS rilascia un diploma di tecnico superiore di quinto livello. Inoltre, all'interno del percorso si può ottenere le CDL patente informatica e la certificazione della lingua inglese B2. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.itstech.it. In questo momento stiamo studiando come produrre energia pulita e rinnovabile dall'idrogeno. Qui abbiamo acqua,
che tramite un processo di elettrolisi viene separata in idrogeno e ossigeno. Tramite l'idrogeno produciamo corrente elettrica. Questo è un pannello fotovoltaico la cui funzione è trasformare l'energia solare, la luce solare, in energia elettrica attraverso un effetto fotoelettrico. Potete immaginarvi una casa in un futuro che potrebbe essere alimentata tramite l'utilizzo di pannelli solari e turbine eoliche, e questo migliorerebbe l'impatto ambientale. Sarebbe la casa del futuro. Presso l'Istituto Scolastico ITIS Nullo Baldini di Ravenna è attivo il corso per tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti. Io vengo dall'ITIS di Ravenna e sono specializzato in energia e ho scelto questo corso proprio perché è il natural proseguo di questa specializzazione. La didattica di questi percorsi è soprattutto una didattica innovativa. Gli istituti tecnici superiori sono nuove scuole di tecnologia che realizzano percorsi biennali post diploma alternativi all'università per formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico produttivo, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità di innovazione. Naturalmente una parte di questa didattica viene effettuata in aula, una parte in laboratori scolastici, ma soprattutto la parte più importante si attua direttamente in azienda. Io sono un appassionato del risparmio energetico, un argomento secondo me di prioritaria importanza per qualunque tipo di impresa umana. Durante lo stage ho avuto modo di utilizzare CAD. Tramite questo programma dalla progettazione poi nasce un impianto concreto che poi viene messo in atto e oltretutto sostenibile, che possa rifarsi alle tecniche innovative che ci sono attualmente per l'efficienza energetica, la sostenibilità e le varie tecnologie che ne riguardano. L'energia rinnovabile è l'energia del futuro, e questo è il posto giusto per fare questo tipo di corso perché c'è anche il polo energetico. Su questo territorio insistono due distretti molto importanti, il distretto energetico e il distretto chimico, che è fortemente energivoro, per cui i ragazzi che seguono questo percorso trovano sia nel sistema industriale quanto nel sistema artigianale il modo di poter fare stage in azienda. L'ITI Baldini di Ravenna è riconosciuto in tutto il territorio come un ente formatore, come scuola superiore di particolare qualità, preparazione, che viene apprezzato proprio dagli imprenditori, dal tessuto intero del territorio. E anche per noi imprese un'esperienza molto importante, perché riusciamo a confrontarci con ragazzi che stanno studiando le ultime normative, le ultime tecnologie, le ultime novità del mercato. Noi abbiamo lanciato l'idea delle 5R: riqualificazione, restauro, recupero, rinnovabili, riuso. I ragazzi che seguono questo percorso vanno proprio nella direzione che sta prendendo il mercato delle costruzioni. La mia impresa ha appena assunto un ragazzo che aveva fatto lo stage da noi e, dati gli ottimi risultati, è diventato un membro della nostra squadra. Io ho frequentato l'istituto tecnico e mi sono diplomato come perito meccanico, dopodiché ho intrapreso il percorso di formazione dell'ITS, conseguendo nell'estate del 2015 il diploma come tecnico superiore in gestione dell'energia. Oggi mi trovo a collaborare con un'azienda del territorio. Oltre il 70% dei diplomati di questi istituti trova lavoro nell'arco dei 6 mesi dal diploma. Questo è sicuramente il posto giusto per, diciamo, realizzare energia pulita. Sì, secondo me questo è il posto giusto. Si può fare, sì, certo che si può fare.